amici del canale Malik Patrick, benvenuti in questo nuovo video del sabato, sempre dell'argomento storia e origini del Wing Chun. Allora, partiamo con la parte 3 oggi. Vi ringrazio ovviamente di essere ancora qui e grazie per aver visto le parti precedenti, la prima e la seconda. Mi ha fatto molto piacere, ho visto che hanno riscontrato parecchio successo, quindi è un argomento che a quanto pare è molto interessante, ma lo è stato anche per me che ho avuto la fortuna di rifare bene la ricerca. E rispetto a un anno fa devo dire che comunque è una cosa molto vasta, perché poi ve lo spiegherò ovviamente durante tutto il corso del video. Poi se uno vuole affrontare personaggi specifici, quando, che ne so, ad esempio Nuncheong, Mui, eccetera eccetera, che poi Nung si dice Wu, Mei in realtà, quindi Zhang Wu sarebbe il patriarca, tanto per citarne uno. Comunque bisognerebbe fare un video per ogni personaggio, perché facendo la ricerca in realtà la storia è molto molto intricata, ragazzi. Ci ho fatto veramente tanta fatica questa volta, io pensavo che più andiamo avanti nel corso del video, in realtà nel corso della storia, più si semplificava, invece in realtà era molto più semplice all'inizio, perché dopo comunque con tutte le diramazioni e tutti i lineage, il sistema stesso quando poi si raccoglie dopo, eh sì, è più facile, perché sappiamo che poi dopo un certo lignaggio, in base al tipo di famiglie, è quella la linea. Però nel momento in cui si è creato, nel periodo storico, c'è molta confusione, perché non è un sistema, il Yongchun ad esempio, che deriva da una persona. E questo ha fatto sì che comunque, diciamo, dato che esce da Shaolin, eccetera, eccetera, quello tutto che vi ho raccontato nei video precedenti, fa sì che è un sistema che ha avuto molteplici fonti. E quindi bisogna un attimino andare ad analizzare la realtà dei fatti, perché poi comunque, dato che era molto anche nascosta nella nebbia, nel mistero, mischiata con la leggenda, con invenzioni di personaggi, in un periodo storico in cui c'erano i Qing e nessuno li voleva, c'erano le rivolte, le sette segrete, eccetera eccetera, si sono creati personaggi che non esistevano, nomi inesistenti per coprire la vera realtà di quella persona che fuggiva magari, eccetera eccetera. Quindi le opere teatrali, ad esempio Giunco Rosso, che insomma oggi parleremo anche di questo, quindi sicuramente mi toccherà fare una quarta parte, non me ne vogliate, ma la quarta parte sarà quella forse un po' più semplice, perché partiamo poi da Grandmaster Liang Zhang, quindi comunque Liang Zhang, che sarebbe poi il re del Kung Fu, da dove possiamo dare effettivamente una definizione vera e propria del Wing Chun, dove il Wing Chun prende forma secondo un lignaggio, poi attenzione, perché questo è un lignaggio, ci sono anche altri lignaggi. Perché poi vi spiegherò perché nel corso del video, e quindi di conseguenza questo sarà un video incentrato dove parleremo del patriarca effettivamente, no? E dei patriarchi, coloro che sono stati quelli dove Winch, diciamo, ha iniziato a prendere forma. Quindi oggi citerò alcuni personaggi molto importanti, parliamo dei patriarchi, da dove proviene il sistema, fino ad arrivare poi a un approccio dove partirò poi con il quarto video la settimana successiva, spiegandovi poi ovviamente il lignaggio, uno dei lignaggi, insomma, per altri lignaggi ci sono maestri molto più esperti di me, perché comunque fanno parte proprio di quel lignaggio, però anche lì bisogna capire un pochino le vicende storiche, perché diciamo se i personaggi, ripeto, che non sono esistiti, ha a che fare molto l'influenza del Lung Chuen, ok, quindi Lung Gar, però rimanete nel video, oggi parliamo sempre della storia e le origini del Wing Chun, i patriarchi. Eccoci qua di nuovo amici, un saluto a tutti quanti da Malik Patrick, grazie ancora per essere qui su questo video a tema ovviamente del Wing Chun, che mi è stato chiesto da ancora un amico che mi segue, quindi gli ho voluto dedicare diciamo questa serie di video, ma sono dedicati anche a tutti gli altri amici ovviamente del canale, per fare un po' di chiarezza sulla storia del Wing Chun. È un sistema ovviamente che ha una matrice di creazione molteplice, non è che c'ha un lignaggio diretto con una persona che poi ha è promulgato lo stile, eccetera eccetera, qualcuno che l'ha ereditato, è di matrice multipla, quindi purtroppo dare una definizione di chi ha inventato realmente il Wing Chun non si può fare, perché da quelle ricerche che ho fatto ho capito che
chi ha voluto dare una definizione per lo stile, ad esempio la Monaghan Gumui che ha trasmesso lo stile alla ragazza eccetera eccetera, ad esempio Grandmaster Ippman, lo fece anche per mascherare diciamo un po' la natura del sistema, che era molto complicato da spiegare, anche per dare un'identità allo stile, perché in realtà il sistema, seguendo la ricerca che ho fatto, non ha una vera e propria identità. Se dobbiamo andare ad analizzare il sistema, nasce da molteplici stili, molteplici cose dal momento che esce da Shaolin. Quindi, in un momento in cui Grandmaster Ip Man doveva insegnare il Wing Chun in Hong Kong, ha voluto ovviamente creare una storia avvincente affinché la natura del sistema era quella, così come lo sono molti altri sistemi di Kung Fu. Ad esempio, poi ci trovo anche il Tang Lang, no? Quindi parlerò della leggenda del monaco Wang Lang, che quella effettivamente poi è un po' più vera, diciamo, delle altre forme, e delle altre forme di leggenda interna. Comunque, se l'avete fatto, iscrivetevi al canale, aiutatemi con le iscrizioni, e sta salendo sempre di più il canale, mi fa piacere, anche per supportare la crescita, così arriviamo a 1000 il prima possibile. E continueremo a parlare sempre di storia, tra un video e l'altro storico inserirò un video di arti marziali, di attualità eccetera eccetera. Il sabato lo voglio tenere per questi argomenti interessanti, poi continuerò anche con la serie Samurai, perché mi sto concentrando su questo, non me la voglio perdere il filo logico, perché essendo molto complicata la ricerca devo dedicarci tempo. Quindi oggi cominciamo a parlare ovviamente dei patriarchi. Iniziamo con uno dei patriarchi principali, che tanti credono essere la monaca Mumei, ovvero Nugmui. Ve lo dico come si legge, cioè nel senso, noi lo leggiamo Nugmui, ma si dice Mumei. E in realtà la monaca non esiste, come vi avevo detto. Poi ci farò un video a tema solo su di lei. Parliamo di chi, ovviamente? Di Nugcheong, ovvero anche Fujeng, che sarebbe come si legge praticamente in Pekin. Nugcheong, ve lo pronuncerò come si scrive, ovviamente. E soprannominato anche Tan Saung, ok? Che vuol dire Tan Saung oppure Tan Sawu? Vi ricorda qualcosa questa parola per i praticanti di Wing Chun? È effettivamente il movimento del Tan Sao, ok? Quindi oggi scopriremo anche la natura di questo movimento, come nasce, perché tante volte l'abbiamo fatto, ripetuto tantissime volte, penso, nella prima forma, nella Xiongnin Tao. Ma che natura ha questo movimento? In realtà il significato è mano che porge. E io vi dirò, ma perché è stato messo questo movimento, da cosa proviene? Perché è anche interessante sapere da dove provengono i movimenti che facciamo. Allora, Nugcheong, come avevo già accennato nel video precedente, è un, diciamo, viene detto in alcune fonti che era un generale della dinastia Ming, fuggito alla cacciata da parte dei Qing e fuggito al sud della Cina, o addirittura si era rifugiato nel monastero di Shaolin sotto forma di false spoglie di monaco, dove aveva cominciato ad apprendere le arti marziali. Poi, comando sentimenti di ribellione verso il sistema, se ne va anche dal tempio, secondo me dovuto anche alla cacciata da parte del quarto imperatore, che cacciò praticamente i falsi monaci, aveva visto che c'erano dei falsi monaci nel tempio di Shaolin e furono costretti a fuggire via, e qui, ricollegandola distruzione dell'ipotetico tempio, che in realtà non è stato mai distrutto, ma in realtà credo sia stata una presunta cacciata dei monaci, fatta passare come una distruzione del tempio, come per dire ci hanno mandato via perché covavamo contro l'unto impero, è stata fatta passare come una cosa eclatante per alimentare sicuramente un sentimento di rivolta contro l'impero Qin, che non piaceva a nessuno, perché la Manciuria, sapete, aveva conquistato e cacciato via i Ming, diciamo un pochino con la forza e con l'aiuto dei generali traditori Wu Sangui, e quindi si creò, diciamo, un sentimento di ribellione da tutta quella parte del popolo che era filo Ming. Quindi che succede? Praticamente vanno via da Shaolin, vengono cacciati perché l'imperatore praticamente aveva capito che c'erano praticamente questi falsi monaci, non Kangxi, il nipote di Kangxi, praticamente il successore. E praticamente quando se ne vanno praticamente dal monastero, viene fatta passare la voce sicuramente che il monastero fu distrutto, quando era cosa non vera, perché tutti gli imperatori a partire da Kangxi agli altri erano ovviamente estimatori del tempio di Shaolin, quindi non distrussero assolutamente, anzi il nipote di Kangxi, cioè il successore, praticamente
fece anche restaurare il tempio che era stato saccheggiato dal ribelle Li Zicheng all'epoca, prima dell'ascesa della dinastia Qing. Quindi comunque fece anche addirittura restaurare il tempio, dove era stato già fatto un dono da parte di Kangxi all'ingresso della porta, quindi c'è un ornamento in legno laccato. Quindi in realtà non avevano distrutto il tempio. La loro cacciata, secondo me, fu fatta sembrare qualcosa di più pesante. Se ricordiamoci, viviamo sempre nel 1600-1700, era facile dire: hanno distrutto il tempio di Shaolin. Non è che c'erano i telegiornali di oggi, che poi in realtà verità, tra virgolette, dipende sempre dalla fonte di informazioni. Comunque, le fonti di informazioni oggi viaggiano alla velocità della rete internet, è molto facile sapere cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo. All'epoca era un po' più difficile, quindi far passare la presunta distruzione del tempio potevano crederci le persone. Quindi sfuggono ovviamente, ripeto, questi falsi monaci, dal mio punto di vista e dai collegamenti che ho fatto secondo le ricerche, verso il sud della Cina, che era la parte dove il periodo in cui c'era la rivolta dei tre feudatari, quindi c'erano le sommosse, quindi vanno tutti nel Guangdong, periodo in cui coincidono ovviamente le vicende dei romanzi della Wuxia, scappano praticamente lì e si comincia a narrare della fuga dei cinque anziani. In realtà erano sicuramente dei monaci che erano monaci, persone che si travestivano da monaco, che si erano addestrate a fare la vita monastica per fuggire ovviamente alla persecuzione dell'impero Qing, e fatti passare come i famosi cinque antenati. Sicuramente si erano allenati nel monastero, però avevano appreso le arti marziali, perché, ripeto, apprendere le arti marziali per loro era molto importante per poter far partire una rivolta, quindi serviva a saper combattere, perché all'epoca si doveva combattere, era questo il discorso. Quindi avevano appreso sicuramente le arti marziali dai monaci, e il Tempio Shaolin quindi è molto antico, voglio sapere questo. Fuggirono, la famosa fuga dei cinque anziani, e iniziarono a nascere le società segrete, quello che avevo citato nel video precedente, che vi consiglio di andare a vedere, dove ci sono delle società segrete. E alcune società segrete allora erano vecchie, molto già risalenti alla dinastia Yang. Con la dinastia Ming, ovviamente, la caduta, e la dinastia Qing, queste società segrete rifioriscono ancora di più, proprio perché c'era un impero che non piaceva a nessuno. Quindi nasce la società del cielo e della terra, la Tiandui, e tante altre società segrete che nascono più che altro nella parte sud della Cina, nel meridione, quindi nelle province sicuramente del Fujian, e del Guangdong e del Foshan, ok, che sono province molto vicine. Però sono le province in cui effettivamente i tre feudatari, facendo un ricollegamento storico, avevano regnato sotto l'impero, per conto dell'impero Qing, perché comunque quei tre feudatari, che erano tre generali Ming convertitisi all'impero Qing, quindi diventando tre vassalli, ma con troppo potere, quindi l'imperatore poi li destituì, comunque erano ex Ming che avevano governato per i Qing, e al popolo non è che piacevano tanto, quindi comunque sicuramente, avendo anche regnato col pugno di ferro e affamato la popolazione, si creò un sentimento non piacevole, ecco perché tutte le vicende di rivolta nascono nelle province sud della Cina, dal Guangdong, il Foshan, il Fujian, eccetera eccetera. Quindi questa fuga di questi cinque anziani sicuramente è ricollegata, che poi dice cinque anziani furono, la leggenda dice cinque, ma secondo me erano molti di più, e magari si fusero in delle società segrete, tra cui una di queste era la società del Fiore Rosso, antecedentemente chiamata società della Banda Rossa, così come era la Black Flag e le altre tre società, Yellow Flag, White Flag e Green Flag, che hanno tutta... ad esempio Green Flag nasce nel 1725, no? Periodo che vi avevo detto l'altra volta, società della Banda Verde, con molte donne ad esempio, quindi comunque che la figura femminile era sempre vista di secondo piano. Comunque il periodo è quello, siamo lì, e noi ci focalizziamo ovviamente sulla Red Flag. Perché vi dico Red Flag? Dici, vabbè, ma no, tralasci le altre. No, le altre non le tralascio, perché la Black Flag ha tutto un altro lignaggio e fa sempre parte del Wing Chun. Parte tutto da Shaolin, sicuramente hanno dei concetti dello Shaolin diverso, ma se torniamo sempre un po' indietro nel tempo, andiamo a vedere che gli animali sono quelli. Lo sapete che nello stile di Shaolin si studiano i cinque animali, il sesto era Tanglang, l'amante del religioso, no? La Xingqing delle sette stelle. Però bisognerebbe fare un video proprio a tema su Shaolin, altrimenti qui esce fuori un video di 3 ore e mezza. Invece ho soltanto un tot di tempo, perché devo cercare di essere più sintetico possibile. Allora, quindi,
Che succede praticamente? Focalizziamoci sulla banda rossa. Questa si dice che era uno, un monaco che era fuggito nel Foshan. Allora, Yat Chiang Dai era uno di questi monaci. E poi si parla anche dell'abate Cixin. Quindi, diciamo, quante persone erano fuggite effettivamente al sud, che facevano parte di questa società del Fiore Rosso, che poi noi, cioè, diciamo, società del Fiore Rosso non era una persona, era una società, sicuramente sarà stato un gruppo di persone che insieme magari avevano viaggiato nel Guangdong. Il Fiore Rosso era una società. Allora, ora qui bisogna capire un attimino la dubbia esistenza di questi personaggi, perché siamo talmente legati tra la leggenda e la realtà che non si capisce effettivamente se tanti personaggi sono esistiti o no. Allora, Yat Chiang Dai era un monaco della 22esima generazione di Shaolin, quindi si dice che sicuramente è lui che ha insegnato le arti marziali a Nung Chiang, che proveniva anche egli dal nord. Ora, prima di arrivare a Nung Chiang, che sono i patriarchi stiamo parlando, parlo anche dell'abate Cixin, spendo anche due parole, perché purtroppo su Yat Chiang Dai c'è poco e niente, cioè, se non dice che è il monaco della 22esima generazione, praticava sicuramente una branca degli stili di Shaolin, che sono sicuramente la gru bianca, l'artiglio dell'aquila e altri tipologie di sistemi, perché ripeto, tutti i monaci magari che si allenavano a Shaolin magari non tutti erano pratici a fare la stessa cosa, c'era chi era più dedito a fare un tipo di stile, chi più un altro, quindi non, ecco perché poi gli stili si sono suddivisi. E c'era anche l'abate Cixin. Ora, se andiamo ad analizzare la parola Cixin, il nome del monaco, Gran Maestro Zen Cixin, significa Maestro Zen Perfezione. Cixin, l'ideogramma, andandolo a tradurre, significa perfezione, significa. Ora, la figura di Cixin, ad esempio, perché ve lo cito in parallelo? Perché è fondamentale, perché qui si tiravano alcune cose. Perché Cixin in realtà non si sa nemmeno se è esistito. È un abate dove se ne parla più che altro nella mitologia, nel folklore. Ci hanno fatto dei film, ci hanno fatto tante cose, però non è mai esistito in realtà, non ci sono fonti storiche che lui abbia insegnato arti marziali veramente. C'è una fonte storica importante che lega questo monaco alle arti marziali. È deducibile sicuramente che all'epoca, quando furono cacciati questi monaci dal tempio, si allearono per dare vita ad un sistema che potesse essere utile ed efficace per per addestrare velocemente le persone a saper combattere. Però doveva essere un sistema che non doveva essere visibile, perché ricordiamoci che siamo nel periodo in cui le arti marziali erano vietate per legge, non si poteva praticare e né portare armi. Quindi la figura di Cixin è legata alla figura del Wen Chun, ok? Che è un altro ramo. Però la provenienza è sempre dalla società segreta della cacciata dei Shaolin, cioè proviene sempre tutto da là. Ora, questi monaci, si dice che addirittura ci fosse un villaggio chiamato Wen Chun, no? Okay, Country Wen Chun, della gru bianca. Ora, se un villaggio è vero o non è vero, però country significa, oltre che significa, potrebbe significare contea, significa anche compagnia, potrebbe significare. Country, un aggruppamento di persone. Che vuol dire? Vuol dire che non è detto che era per forza un luogo fisico, come ho detto l'altra volta, che il tempio non era un luogo fisico, il tempio magari era un gruppo di persone o una persona addirittura. Io ho detto una persona, ma dalle ricerche recenti potrebbe essere anche un gruppo di persone, comunque qualche cosa in movimento. Paihe, ovvero gru bianca, Country Wen Chun, ok? Dell'eterna primavera, legata ovviamente a una sala che sicuramente già esisteva prima. Perché dico sala? Sala dell'eterna primavera non era magari una sala di Shaolin, poteva essere un luogo dove avevano sede queste sette segrete, dove si addestravano, complottavano contro il governo, eccetera, eccetera. Furono distrutte perché comunque all'epoca c'erano le persecuzioni e riuscirono comunque a fuggire. Quindi che succede? In questa country, chiamiamola così, no? Questo raggruppamento Wen Chun, no? Della gru bianca, si addestravano alle arti marziali. Per mascherare l'esistenza, diciamo, di questo raggruppamento di persone, come ho detto, fu dato il nome Cixin. Ok? Cixin poteva essere un acronimo dove serviva per depistare la vera realtà della natura della fondazione segreta, per far dare la caccia a un qualcuno che in realtà non avrebbero mai trovato, perché se dico c'è Cixin che ha insegnato le arti marziali,
il governo andava a cercare questo CSIM, ma non esisteva tanto CSIM. CSIM era un acronimo che serviva a mascherare, secondo me, le arti marziali. Infatti, le arti marziali del Wing Chun, in realtà, quindi sempre la stessa linea che esce da Shaolin, furono elaborate dalle conoscenze che avevano questi monaci, unendo ovviamente tutte le conoscenze di quello che si era praticato a Shaolin, ok? Per dar vita ad un sistema più efficace, più rapido da imparare, magari adatto a corta distanza, con armi anche abbastanza facili da reperire. Quindi, ad esempio, se parliamo di vedere perché esiste il palo lungo, ad esempio, adesso ci andiamo. Perché effettivamente, la lancia lunga, se fate caso, l'utilizzo della forma del bastone di 6.5 è effettivamente un utilizzo quasi come se fosse una lancia. Perché dico questo? Perché una delle forme particolari che venivano praticate in questa Baihe, ovvero della gru bianca, country della gru bianca del Wing Chun, era il metodo delle 13 lance. E badate bene, ricordate questo numero, 13 lance, nella quale praticamente si mascherava, venne mascherato, diciamo, l'esistenza tramite CSIM, che significa in realtà CSIM perfezione, come per dire stiamo elaborando un sistema che arrivi alla perfezione, no? Il perfezionamento del sistema è un po' legato anche al significato dell'ideogramma Eterna Primavera, eccetera eccetera. Quindi comunque come sistema, per chi lo pratica, sa che si cerca di arrivare sempre meglio a un qualche cosa di più efficace possibile. Quello che tende ad essere più efficace possibile nel miglior tempo possibile mira alla perfezione. Quindi in realtà significa questo, legato ovviamente al concetto di maestro Zen, perché proviene sempre dal monastero del Shaolin, quindi è legato sempre alla filosofia Zen. Ovviamente in questo sistema si utilizzava i principi della gru bianca, uno stile di box del serpente che ormai non esiste nemmeno più, non si trova nemmeno più. Infatti, se andate a vedere tanti movimenti, per chi pratica sicuramente il sistema del Wing Chun, che io ho visto anche fare, insomma, da tanti maestri che conosco, i movimenti tendono molto ad essere simili a incamerare i concetti del serpente, ma si percepisce proprio nei movimenti, si percepisce. E una piccola base di questi movimenti sono rimasti nel lignaggio differente, in quello che ho fatto io, ad esempio. Perché il concetto del serpente in realtà è un concetto yin, ovvero un concetto interno. Come sapete, non è uno yang. Infatti il serpente rappresenta lo yin nell'oroscopo cinese, diciamo, del drago, che è lo yang. Quindi la parte interna, no? La parte più sinuosa, rappresenta il concetto dell'acqua. Spesso, infatti, se andate a vedere, vengono rappresentati con una gru e un serpente che lottano tra di loro. La leggenda poi hanno creato che la monaca vedeva questa gru e il serpente che lottavano tra di loro, ma in questa fittizia leggenda c'è stato messo un pizzico di verità, che effettivamente sono, non è tanto la monaca, ma sono la gru e il serpente, degli elementi che provenivano dallo stile del sistema di Shaolin, incamerati e uniti e fusi. Quindi si è creata una sorta di fusion del sistema che hanno dato vita effettivamente al Wing Chun. Ora, dal momento che poi fuggirono nel Guangdong, come vi ho detto, già c'era una creazione di altre società segrete. Allora, voglio ricollegare un altro fatto, che CSIM è collegato praticamente alla creazione e alla nascita dell'Unchuan, ovvero Lungar, conosciuto come Lungar. Perché CSIM ha una natura di due cose. Intendo la figura del monaco, figura fittizia, perché non si sa se è mai esistito, come ho detto, secondo me no. Una parte si dice che abbia contribuito alla promulgazione del Wing Chun, aveva quindi più conoscenze, quindi conosceva l'artiglio dell'aquila, box del serpente, l'artiglio della tigre, e una parte, come ho detto, l'artiglio della tigre, che sarà quella che poi darà vita a tutto il lignaggio del Lungar, praticamente. Ora voi direte, come è possibile che una persona in così magari poco tempo, eccetera, cacciata, abbia avuto il tempo di imparare tutti questi stili alla perfezione, quanto tutto. Ecco perché ho detto, sicuramente sarà stato un aggruppamento di persone che magari erano più dediti a fare una cosa e alcuni erano più capaci a fare l'altra. Perché, ripeto, non possiamo essere capaci tutti a far tutto. E magari le conoscenze, unendole poi, hanno dato vita a quello che poi noi conosciamo come sistema. Comunque, sicuramente, Lung Chuan, quindi Lungar, che prevede movimenti magari diversi, ha una matrice che nasce già anche nel Guangdong, legato sempre anche lì alla società del Fiore Rosso. Ora, la società, io penso che sia avvenuto tutto in un contempo. Quando sono scesi tutti quanti in Cina, ovviamente fuggiti dal Siulam, no? Dal Siulam, che furono cacciati sostanzialmente, non era cinque monaci, erano più di una persona. Quindi, nascendo più società segrete, erano nate alcune società differenti.
Una di queste era una società molto importante, ovvero la società Hongbun, che significa Hong significa famiglia. Infatti, se andate a vedere, a traslitterare l'ideogramma di Hong Chuen, significa pugno della famiglia Hong. Ora, tante volte avete sentito che il Kung Fu si trasmette in maniera familiare, ma famiglia, la parola famiglia, se andiamo a capire un pochino, mi ricorda un pochino, personalmente, diciamo, le cosche. In questo caso le triadi, diciamo, no? O le cosche come sette mafiose. Quanto avete sentito la famiglia? La famiglia non è soltanto la famiglia, magari, biologica, può essere anche il raggruppamento della società segreta, che era, a cui erano legati tramite un patto, quindi in questo caso la famiglia. E Hong, la famiglia Hong, Hungar, era una delle famiglie, ad esempio, che si era diciamo, autoproclamata, quindi come setta che si ribellava, e aveva dato di vita al proprio sistema di arti marziali. Quindi magari una parte di questi monaci, che avevano delle conoscenze magari dell'artiglio di tigre, rimasero raggruppati a concentrarsi su quel tipo di arti marziali, no? Quindi anche con la pratica magari delle stesse armi. Un'altra parte magari, e quindi sempre legati alla società del Fiore Rosso, quindi poi nacque quest'altra società. Mentre l'altra parte di monaci si diramarono ancora di più, fino a che praticamente vennero raggiunti da Nuncheong, come ho detto, quindi torniamo un attimino a Nuncheong, che ovviamente veniva dal nord della Cina, già praticante delle arti marziali, arriva nel Guangdong. Nuncheong, come avevo detto nel video precedente, aveva già studiato nel tempio del Shaolin, perché si era rifugiato sempre come si dice era generale Ming, quindi si maschera ovviamente nel tempio Shaolin, dove ovviamente apprende poi le arti marziali e apprende diversi stili, ad esempio il palmo buddista, una parte sicuramente della mantide delle sette stelle, una parte del Yin Chong Pai, artiglio dell'aquila, e alcune branche anche del Tai Chi Chuan, che all'epoca aveva già visto la sua creazione e si studiava praticamente. E infatti, se fate caso, tanti principi del Wing Chun li ritroviamo anche in questi stili. Poi farò, diciamo, dei video a tema, se ad esempio c'è un pezzo che noi chiamiamo Tiesa, o quando facciamo questo movimento, ok? Se andiamo a vedere un pochino e portiamo le mani così, ci ricorda praticamente il Tang Lang, ci ricorda. Quindi, come vedete, praticamente ci sono dei collegamenti. Quindi Yin Cheong era magari abile proprio in queste tipologie di arti marziali, perché magari aveva studiato queste, non aveva magari studiato l'artiglio della tigre. Però comunque migra nel Guangdong anche lui, con ovviamente per quale motivazione dice andato nel Guangdong? Perché nutriva sentimenti di ribellione contro il sistema. Quindi cerca ovviamente le società segrete, cerca la società segreta del Fiore Rosso e raggiunge ovviamente il Guangdong. Ovviamente lui era un intellettuale. Questo non c'è che da dirlo, perché sicuramente era nato in un contesto familiare di rango elevato, aveva studiato, si dedicava anche all'opera, l'opera teatrale, per questo poi fonda ovviamente la compagnia del Giunco Rosso. E appena arriva nel Guangdong, ora ci sono degli aneddoti che voglio spiegarvi. Tornando al Tan San Hung, perché veniva chiamato soprannominato Tan San Hung, ci sono tre punti. Il primo era che si dicesse che lui era molto abile con l'abilità Tan Sao, ovvero mano che porge. Un altro punto che secondo me è molto plausibile storicamente è che il Tan Sao significa mano che porge, perché lui quando arrivò nel Guangdong era povero. Quindi lui arrivò a Fujian, studiò da Yan Chandai, dal monaco Yan Chandai, che sicuramente può darsi esistito, o se non ha studiato questo monaco nel Fujian, ha studiato con una setta di questi monaci per poi migrare nel Fujian. Ok, ora perché si è andato nel Fujian? Perché all'epoca la compagnia della Banda Rossa poi fu distrutta, sicuramente, questo è innegabile. Quindi che vuol dire? Che lui è scappato, cioè lui fuggì dal tempio nel Fujian. Poi lì si era aggregato con i ribelli, aveva praticato e studiato arti marziali, venne distrutta ovviamente anche lì la compagnia, perché ripeto, le persecuzioni c'erano, era già finita la rivolta dei tre feudatari, sedava nel sangue, quindi totalmente il controllo dell'impero Qin, fugge nel Fashan, quindi inventarono queste figure di Qin Sim per continuare a dare l'idea che ci fosse qualcuno che insegnava, ma non c'era effettivamente nessuno, arriva nel Fashan, dove praticamente era povero, e si dice che lui cantasse per le strade
e facendosi pagare porgeva la mano praticamente. E qui è un aneddoto molto interessante, perché quando si parla del tanzo, mano che porge, il mio maestro mi diceva sempre: è come se tu stai porgendo qualcosa, in realtà fai qualche cosa che è un movimento molto naturale, tanza o mano che porge, e in questo caso c'è un collegamento solido. Un altro collegamento è che si dicesse che lui fosse affetto da polio, ok, quindi avesse una semiparalisi nel braccio, quindi utilizzava questo braccio, diciamo, per naturalezza in quel modo, proprio dovuto a questa menomazione, quindi esce fuori questa tecnica del tanzo. Nonostante questo, era molto abile nelle arti marziali. Comunque, sta di fatto che il fatto della mano che porge mi sembra l'argomento più plausibile, perché comunque ci sta che uno fugge da una parte per andare all'altra, sta senza soldi, con l'unica arte che aveva nelle mani comincia a cercare di guadagnarsi un po' da vivere, per sopravvivere, quindi canta e porge la mano per prendere dei soldi. Ecco là che è il movimento del tanzo, ok? Quindi non c'è niente di... cioè, fila tutto dritto. Però che fa? Ovviamente il sentimento di ribellione c'è sempre, continua sempre a organizzare questo raduno di artisti, di strada, diciamo un po' tutte queste persone che covano ribellione verso l'impero Qing, per dar vita di nuovo ad un'altra associazione. L'associazione Hongfaoyi, come dicevo, l'associazione del Fiore Rosso, ecco perché la ricollego un po' a prima. Questa associazione del Fiore Rosso sicuramente in quel periodo collaborava con quella che, diciamo, chiamiamolo CISIM, no? Con le altre associazioni. C'erano tante associazioni in quel periodo, no? Magari erano con la famiglia Hong, ad esempio, no? La Hong, quella che vi ho detto prima, no? Quindi che successe? Sicuramente si conoscevano tra di loro, infatti c'è un collegamento molto stretto tra Lungar e il Wing Chun, ok? Questo vuol dire che praticamente, nonostante fossero associazioni che di matrice diversa, per stili, per quello che vi pare, perché magari si sono associate persone che magari chi preferiva stare in un gruppo o in un altro, comunque si conoscevano, no? Come un po' le famiglie mafiose, perché quante ci sono state le famiglie mafiose che si organizzavano e si conoscevano tra di loro, eppure non erano tutti, cioè quando parliamo di mafia non è tutta quanta, o di triade, tutta quanta un'unica cosca, sono diverse famiglie che comunque a volte sono in lotta tra di loro, ma a volte comunque collaborano tra di loro. E in questo caso, dato che c'era questo sentimento anti-Qing, collaboravano tra di loro. Quindi Tang Sanhong fonda l'associazione del Fiore Rosso. Per coprire questa associazione segreta, per non farla, per mascherarla, crea l'opera teatrale La Giunca Rossa, la famosa Giunca Rossa, da dove poi inizierà effettivamente la promulgazione del Wing Chun, perché la Giunca Rossa poi attrarrà tanti altri membri, perché praticamente serviva un modo per mascherare, quindi fare un po' da testa di legno, perché dato che i controlli c'erano, finché era un'opera teatrale nessuno sospettava niente, e nell'opera teatrale, dato che Nung Cheung aveva le fattezze molto simili a quelle delle donne, quindi personava anche ruoli femminili, sicuramente è stata presa tramite il romanzo Everlasting riconvertito, eccetera, eccetera, l'idea della monaca Nung Nui, e fatta passare come che Nung Nui era la creatrice del sistema. Infatti Nung Cheung, Nung Nui, Wu Zhang, Wu Mei, siamo sempre là, siamo, no? Un pizzico di verità mescolato a un pizzico di bugia. Quindi Nung Cheung insegna praticamente a tutti i componenti dell'opera quello che lui aveva appreso del sistema di Shaolin, per comunque continuare a alimentare quella sete di ribellione che mirava a destabilizzare i Qing per restaurare i Ming. Ora mi direte, mancano alcuni anelli di congiunzione per arrivare effettivamente a Grandmaster Liang Jiang. Questi anelli di congiunzione sono i maestri che hanno appreso le arti marziali da Nung Cheung. Allora, ricordiamo Wang Guabo e Liang Erdi, ovvero anche Liang Yitai, ok? Liang Yitai non si legge Liang Yitai, si dice Liang Erdi, e quindi andiamo a vedere, sono coloro che effettivamente poi insegnano il sistema Liang Jiang, dove poi comincia a prendere forma quello che tutti conosciamo come Wing Chun, per questo lignaggio ovviamente, attenzione. Ora però, Wang Guabo, da chi ha preso il sistema? Perché ripeto, ci sono dei anelli mancanti, ci sono, perché non possiamo ricollegarlo direttamente a Nung Cheung. Wang Guabo nella storia del Wing Chun ha appreso il Kung Fu da Leo Lang Kai, ovvero anche chiamato Leo Lang Gui, ovviamente, no? Leo Lang Pai, Leo Lang Gui, detto in pronuncia diversa, o Liang Lang Gui,
ecco, diciamolo correttamente, anche se non parlo bene il cinese. Però Liang Langui, che era colui che ha praticamente trasmesso il Kung Fu a Wang Guabo, una parte del Wing Chun, da dove proviene? Come ha imparato il Kung Fu? Cioè non è che se l'ha imparato così. Andiamo ad analizzare la storia di, e per ricollegarlo ovviamente a Neng Cheung. Allora, voi sapete che Liang Langui, per leggenda, aveva, era un erborista che aveva appreso il Kung Fu dal marito di quella che era la Yin Yu Wing Chun, ovvero Liang Bo Chao o Liang Bo Chu, che sarebbe il marito di Yin Wing Chun, quella che è il mercante famoso che lei sposa, che la donna sposa e poi trasmette nel Kung Fu, eccetera, eccetera. In realtà non è andata proprio così, perché se Yin Wing Chun non è mai esistita, però forse Liang Bo Chu è esistito veramente. In realtà si dice che fosse un mercante che viaggiava molto. E ho fatto delle ricerche su un sito praticamente cinese dove ho dovuto tradurre tutti gli ideogrammi. Ci sono degli appunti dove dice che lui effettivamente andò alla ricerca di foglie di tè nel Sichuan, nelle province praticamente occidentali della Cina e dello Yunnan. Una volta giunto lì, comunque lui già praticante di arti marziali, sicuramente comunque era una cosa di cultura che loro le facevano, apprende le arti marziali alle basi della montagna del Daliang, che sta proprio nella regione del Sichuan, e apprende delle arti marziali che sono di minoranze etniche, quindi stili praticamente che non c'entrano niente ovviamente con... che sicuramente sì, provenivano comunque da, sempre da Shaolin, perché poi tante persone fuggirono al sud della Cina, però sicuramente erano tutti quanti combattevano, e quindi aveva appreso comunque delle arti marziali, sostanzialmente. Ora, se era sposato con una donna, adesso non lo so, la figura, ripeto, di Yin Wing Chun non c'entra assolutamente niente, sarà sposato con una donna, e ha trasmesso il suo sistema, perché veniva trasmesso per eredità familiare, ai familiari, quindi il nipote, quindi Liang Langui, ovvero, apprende le arti marziali. Era una persona, diciamo, che tendeva a non insegnarle, perché voi sapete che comunque i cinesi tendono ad essere molto gelosi di quello che fanno, anche tra di loro. Però era una persona che comunque viaggiava. Quello che aveva appreso, ovvero, era sicuramente alcuni degli stili del pugno del fior di Bruno e della mantide delle sette stelle, perché erano degli elementi molto importanti, che comunque provenivano da Shaolin, molto famosi, perché provenivano dal Tempio. Ci sono tante forme che si possono andare a vedere tranquillamente sul web, e se andiamo a vedere tanti movimenti che ci sono nel Wing Chun, poi li andiamo a ritrovare effettivamente in altri stili. Dico, ma com'è che sono così tutti collegati? Perché ovviamente la matrice, ragazzi, è sempre Shaolin. Quindi che succede? Lui migra nel Guangdong. Era una persona, Liang Langui, che amava fare conoscenza e stringere amicizia con le persone, specialmente con le persone delle truppe teatrali. Quindi, essendo anche poi un estimatore, un amante dell'opera cantonese, fece amicizia esattamente con tutti quelli che erano, o la maggior parte di persone, del Giunco Rosso, perché era molto famoso come opera teatrale. Poi ci fu un incidente che lo coinvolse e lo costrinsero a fuggire via per non essere ricercato, perché ovviamente frequentando certi ambienti, quindi anche sette, diciamo, segrete, società segrete, era facile che venivi ricoinvolto anche tu. Ripeto, come se noi frequentassimo le triadi, eccetera, eccetera, le cosche mafiose. Anche se tu magari non fai niente e ti ritrovi coinvolto, allora sei costretto effettivamente a mascherare il tuo nome o a fuggire per depistare un pochino, per non essere riconosciuto, perché magari ti ricadono colpe che non c'entri niente. Quindi dovette fuggire, e praticamente per addebitarsi col suo salvatore che l'aveva aiutato alla fuga, Wang Laozuo, gli insegnò praticamente una delle tecniche del palmo buddista, eccetera eccetera. Era, diciamo, non insegnava molte arti marziali. Forse, avendo stretto amicizia, credo, con i membri del Giunco Rosso, quindi era molto amichevole con loro, sicuramente qualche cosa se la sono scambiata, e venne a conoscenza con quello che tutti conosciamo, Wang Guabo, ok? Che apprese il sistema da Liang Langui. Ed è qui che inizia a mescolarsi, diciamo, quello che aveva studiato Neng Cheung con quello che aveva portato Liang Langui. Quindi sono due figure in realtà che hanno canalizzato le conoscenze su una sola persona. Quindi Liang Langui impara da Neng Cheung le arti marziali che provengono comunque da Shaolin, quindi palmo buddista, mantide delle sette stelle, basi del Tai Chi, artiglio dell'acqua. Dall'altra parte apprende alcuni principi del palmo buddista, fior di Bruno e sempre mantide delle sette stelle. Come vedete, la mantide torna spesso come stile, quindi poi ci farò un video proprio a tema sulla nascita del Tang Lang.
Comunque, sta di fatto che, dato che nel sud della Cina poi tendevano ad essere interni, gli stili, quindi ad essere mascherati, eccetera, eccetera, non farsi vedere, comunque vengono influenzati. Questa persona che faceva parte della troupe apprende da una persona, apprende da un'altra, è come se io entro a contatto con tanti maestri, imparo da uno, imparo da un altro, imparo da un'altra cosa, quindi vedo molteplici punti di vista, è normale che le mie conoscenze si ampliano e poi magari si fonde il mio sistema. Ecco perché vi dico che creare i sistemi è fattibile in realtà quando poi studi più cose. Ma Wang Guabo non era soltanto l'unico che apprendeva le arti marziali, c'erano anche altre persone che praticavano arti marziali, conoscevano magari altre persone, perché ad esempio io potrei conoscere un amico che pratica arti marziali che conosce altre persone che io non conosco, lui pratica con loro, io pratico con altri, io ho delle conoscenze, lui ne ha altre, poi quando ci incontriamo si vengono a incontrarsi queste conoscenze, magari io faccio vedere cose che lui non ha mai visto e io vedo cose che io non ho mai visto perché lui conosce altre persone che io non conosco, e di conseguenza è andata così. Quindi quando andiamo a parlare di Liang Yardi, ovvero era colui che apprese, che era un barcaiolo che lavorava nel Giunco Rosso assieme a Wang Guabo, si conoscevano ovviamente, erano amici e insegnanti allo stesso tempo. Quindi andiamo ad analizzare la figura di praticamente di Liang Yardi, ovvero Liang Yitai. Liang Yardi era sia barcaiolo praticamente della compagnia del Giunco Rosso, ma anche membro della triade Hongmen, quella famosa triade che faceva parte, che proveniva dalla famosa, del famoso fiore rosso, no? Che era quella branca del Cisim che si erano focalizzati magari su altri sistemi di arti marziali. Comunque, aveva appreso un concetto molto fondamentale, il metodo delle 13 lance, quello che vi dicevo prima. Quindi, essendo anche un barcaiolo, e sapete che guardare i fiumi servivano questi bastoni molto lunghi, era pratico utilizzare praticamente questo palo usato a mo' di lancia. Ora, il metodo Cisim, che si diceva che era questo monaco Cisim, che non credo sia mai esistito, era il metodo delle 13 lance. Liang Yardi praticava questo bastone che oggi noi conosciamo come Limbo Kun, ovvero il palo dei 6 punti e mezzo. Ora, se andiamo ironicamente a fare questa, la scoperta che ho fatto io, a moltiplicare 6 punti e mezzo per 2, se andate a vedere esce fuori 13, perché 6 per 2 fa 12, 6 e mezzo per 2 fa 13. Il metodo delle 13 lance, forse per essere nascosto ancora di più, diventa il palo dei 6 punti e mezzo. Quindi effettivamente è un palo molto lungo che può essere utilizzato effettivamente a mo' di lancia, una sorta di picca molto lunga. Quindi Liang Yardi era praticamente, o Liang Yitai, era praticamente esperto in questo, aveva appreso tramite la sua famiglia, quindi la famiglia tra virgolette, questo metodo e altri metodi di arti marziali. Si scambiano le conoscenze con Wang Guabo praticamente, e ognuno insegna all'altro. Ovviamente Wang Guabo e Liang Yardi, insegnando l'uno all'altro, poi attireranno l'attenzione di un importante personaggio, ovvero noto anche come il dottor Yang di Foshan, Yang Jian, ok, dottor Jian di Foshan, scusate, e chiamato anche Mr. Jian, che sarà Leung Jian, colui che apprenderà il sistema da Wang Guabo per quanto riguarda tutta la pratica delle mani nude, del sistema convogliato d'antico, diciamo, del Winch, dalla parte di Liang Yardi del bastone, che comunque aveva unito già col suo amico, e comincerà a prendere forma quello che tutti quanti abbiamo conosciuto e conosciamo come Yong Chun o Wing Chun. Parallelamente, poi ne parlerò la prossima volta di questo, parallelamente però, sempre per non perdere di vista Cisim, il monaco, l'abate, che in realtà non era un abate, ma erano dei gruppi, secondo me, di persone che poi si sono suddivise in uno in cui era la famiglia Hong, focalizzata magari sulla pratica di arti marziali, dove c'era ad esempio l'artiglio di tigre. Infatti Long Gar ha un lineaggio dove inizia chiaramente con Cisim, poi viene tramandato praticamente ad altri membri, fino ad arrivare a Huan Feiyung, che è l'unica figura che andiamo a ritrovare. Anche c'era il padre di Huan Feiyung, ma che effettivamente ricordiamo, perché storicamente comunque c'è stato. E parallelamente c'è quella parte, diciamo, del Cisim, che era il country della Cru Bianca, White Crane Wing Chun, dove si focalizzano più che altro sui movimenti sempre provenienti da Shaolin, della Cru Bianca,
e dei quella box del serpente che è effettivamente andata perduta. Ricordiamoci che il serpente è uno degli animali di Shaolin, quindi lo ritroviamo in tanti movimenti, assieme alla scimmia e al leopardo e tanti altri animali che sono di base dello Shaolin. Quindi è normale che nei principi di Wing Chun ci siano comunque delle basi dei principi del serpente, come ho spiegato prima. Comunque, questo sistema andrà sempre ad evolversi, andrà avanti, fino ad arrivare ad un importante personaggio, ovvero Grandmaster Chu Chun Meng, che praticamente è colui che poi ha trasmesso questo stile di arti marziali di Wing Chun alla famiglia Tang, quindi tutto il lineaggio della famiglia Tang. Poi, se andate a vedere nella TVA, lo potete andare tranquillamente a vedere. C'ho un caro amico mio, Alberto, che lui praticamente pratica proprio questo lignaggio del sistema, anche avendo praticato quell'altro. E storicamente, adesso, parallelamente, questo è un lignaggio che si è evoluto ovviamente in contemporanea con il lignaggio di Nuncheong. Non ho citato ovviamente la Black Flag, però parallelamente anche c'era anche ovviamente la parte dell'associazione della società segreta della Black Flag, che parte anche lì sempre con i principi sempre da parte di Shaolin. Un'altra nota è che comunque Wang Guabo non ebbe soltanto Liang Zhan come allievo e scambiò le conoscenze con Liang Yardi, ma ci furono altri insegnanti i cui nomi poi nel tempo diciamo nessuno se li ricorda tanto bene. Vi cito Fo Bochuan e Feng Xiuqin. Sono due maestri praticamente che appresero comunque il sistema, quindi sicuramente saranno stati altri membri accoliti, diciamo, della compagnia teatrale, perché ricordiamoci che una compagnia teatrale è molto vasta, non era costituita soltanto da pochi membri, quindi anche coloro che si avvicinavano e diventavano membri ricevevano gli insegnamenti da parte dei più abili. Quindi Wong Wabo insegnò il Wing Chun, il sistema, diciamo, anche a loro, e queste persone ci portano a un altro nome molto importante, ovvero Grandmaster Yuan Kai San, che è un altro lignaggio di Wing Chun, da dove ovviamente nascono e prendono base le forme della Xiulin Tao, Chang Qiu e le altre forme che conosciamo del Biu Ji del Wing Chun. Sicuramente avevano una sequenza magari diversa, la sequenza anche del Mu Yan Zhong. Però ricordiamoci che viviamo sempre nel Foshan, diciamo, quindi che significa che tutte queste persone, nonostante i lignaggi sono diversi, sono rami diversi, vivono addirittura tre o quattro, ovviamente vivono tutti nello stesso posto, quindi è impensabile che non si siano conosciuti. Si conoscevano sicuramente, infatti troviamo a degli esercizi al Mu Yan Zhong, addirittura anche nel Lungar, quindi comunque queste persone si erano conosciute, poi magari continuavano ad essere abili, diciamo, nella pratica. Ad esempio, se io abito qui a Roma, ad esempio, e conosco maestri che sono qui a Roma, quindi praticano stili diversi, ci sono scambi di conoscenze, si crea uno stile, tutti facciamo la stessa cosa, sono lignaggi diversi perché ognuno poi ha una sua peculiarità, però abitiamo tutti nello stesso posto. Però nonostante questo sembra che i lignaggi ci dividano praticamente da anni luce tra l'uno dall'altro, quando in realtà sono persone comunque nel Guangdong, erano originari del Guangdong, alimentavano, diciamo, quella fase di ribellione, ripeto, contro la dinastia, che poi, aggiungo, successivamente diventerà la ribellione contro il colonialismo imperiale praticamente della Cina tra degli stati occidentali, quindi che destituiscono addirittura i Qing. Quindi da che volevano restaurare i Ming togliendo i Qing, vogliono restaurare i Qing per eliminare praticamente la minaccia occidentale, e siamo nel periodo, diciamo, inizio Novecento, quando quelle società segrete che avevano tanto lottato per la destituzione dell'impero Qing lotteranno per contrastare praticamente l'imperialismo dell'Occidente, fino ovviamente poi alla ci sarà la rivolta dei Boxer, ci sarà una strage, eccetera eccetera, però comunque le società segrete non saranno mai morte su questo. E quindi questo è un altro maestro che comunque anche Ip Man, il Master Ip Man, conobbe, perché all'epoca comunque nel Fashan si conoscevano poi alla fine tutti quanti. Quindi non andate a vedere tanto il film, che tante volte dice un po' soltanto una versione, no? Ci sono tante. Grandmaster Ip Man ebbe grandi conoscenze. Viene ricordato come figura lui, perché?
poi ne parlerò nel video successivo, ma perché effettivamente è stata la figura molto più vicina a noi che è stata la figura ovviamente più legata, diciamo, poi a Bruce Lee, che è stato colui che ci ha permesso alla fine di entrare a conoscenza di un mondo che totalmente per noi sarebbe stato un buco nero, perché se non era per lui ovviamente per noi non esisteva, diciamo, eravamo rimasti a soltanto le arti marziali giapponesi che furono importate con l'occidentalizzazione del Giappone e la Seconda Guerra Mondiale. Il Kung Fu non esisteva proprio, cioè. Quindi è grazie a lui, ecco perché Ip Man è ricordato. Ma non dimentichiamoci le matrici principali con cui, diciamo, che hanno dato però, sostanzialmente vita al sistema che tutti quanti noi conosciamo. Quindi Wing Chun in realtà non ha un solo lignaggio. La cosa che vi posso dire è che attraverso i movimenti ci sono connessioni con Lun Chuan, ci sono connessioni per quanto riguarda l'artiglio dell'Aquila, i movimenti della Gru Bianca, passi del Fior di Pruno, movimenti interni del Tai Chi, perché comunque si basa tutto sulla sensibilità, concetti della Tang Lang, della Mantide, quindi ci sono tante volte uno praticando il sistema non si rende conto, perché analizzando, se analizzassimo i movimenti che facciamo andiamo a vedere che tanti movimenti hanno a che vedere, diciamo, gli stili di molti elementi di Shaolin. La cosa che differenzia Wing Chun dagli altri sistemi è che nacque in un periodo in cui le arti marziali erano totalmente vietate e doveva essere appreso in modo più rapido possibile. Infatti è un sistema molto tanto difficile quanto semplice, che si apprende si dovrebbe apprendere in breve tempo possibile, perché nasce con questo concetto, perché le persone devono applicarsi subito per poter ribaltare il governo, quindi per alimentare la ribellione. Quindi è un sistema alla portata di tutti, proprio perché era stato elaborato e studiato con questo concetto, perché voi sapete che i monaci che si dedicano allo Shaolin dedicano una vita intera a degli esercizi che sono molto, molto particolari, molto duri, e il Kung Fu fu codificato proprio per essere alla portata di tutti, in modo che si arrivasse all'essenza stessa del combattimento, che è la parte più brutta poi, perché è quella che è più efficace, che tante volte a noi non ci piace vedere, cioè ci piace più la parte più esibizionista, quella delle forme, ma in realtà si adatta ad un sistema che deve essere ovviamente anche mascherato, ok? Quindi non si usava la lancia, ma la lancia a 13, il metodo delle 13 lance del CISIM, ok? Diventa il bastone dei 6 punti e mezzo. I Barchandao erano i coltelli, non si poteva usare la spada, perché la spada è un'arma nobile, quindi l'arma nobile la potevano portare soltanto le persone dell'impero, non poteva essere indossata da una persona qualunque, specie dalle cosche segrete. Quindi qual è l'arma più alla portata che può essere utilizzata da uno che fa parte di una setta segreta? È il coltello, e ecco là i coltelli a farfalla, che all'inizio erano proprio delle vere e proprie daghe. Quindi avevano anche addirittura una forma diversa, una forma più affilata, più a punta, non come tutti quanti li conosciamo, che sono larghi così e sono di una tipologia di coltelli diversi, che poi avevano un'impugnatura che potevano essere impugnati sia per colpire di stoccata che colpire ovviamente poi di taglio a rompighiaccio. Infatti se andate a vedere le impugnature dei coltelli a farfalla del Barchandao sono legate con i colpi da bugi, sono dei colpi di taglio che vanno effettivamente a tagliare all'improvviso quando uno non se ne accorge, come alla moda tagliagole. Come vedete il sistema nasce proprio per essere appreso in un contesto, diciamo, che è fuori proprio dal sistema, quindi nelle triadi, nelle cosche, nelle società segrete. Ragazzi, il video lo finisco qua e poi nella prossima volta successiva partiremo da Grandmaster Liang Jian per arrivare, se riesco a finirlo, perché dovremmo averlo finito per quanto riguarda questo lignaggio, per arrivare ovviamente poi a Grandmaster Ip Man, perché poi Liang Jian insegnerà il sistema ai suoi figli e all'allievo più importante Chao Shun, che sono stati poi maestri di Grandmaster Ip Man. Poi ovviamente da Grandmaster Ip Man è inutile che continui a fare il lignaggio del Wing Chun, perché dovremo andare avanti altri video e ormai lo sappiamo, dopo gli anni 60, anni 70, dopo Bruce Lee, e Wing Chun è arrivato alla portata di tutti. Poi ci sono stati gli esponenti che sono andati direttamente dai fondatori, dai creatori ad apprendere il sistema. Grandmaster Ip Man ebbe tanti allievi, quindi comunque il Wing Chun ha continuato ad evolversi sempre di più. Nel contempo andava avanti ovviamente anche gli altri lineaggi, quindi comunque sono andati avanti sia gli altri lineaggi, non soltanto quello di Grandmaster Ip Man, ma nella parte della Black Flag che ha continuato ad andare avanti, che poi lo ritroviamo più in Indonesia, perché nel 1901 fuggirono
per ovviamente resistere, per scappare ovviamente alla cacciata da parte dei Qing, quindi che poi caddero ovviamente nel 1912. Però come vedete si è sviluppato in quella parte, diciamo, dell'Asia. Infatti in Indonesia ci sono molte scuole di Kung Fu, ho conosciuto anche alcune persone su Facebook tramite contatti che mi hanno spiegato che in Malesia e Indonesia ci sono scuole proprio di arti marziali che derivano da sistemi comunque sempre provenienti dalla Cina. Shaolin è stata la matrice comunque, ragazzi. E niente, vi ringrazio per aver ascoltato questo video, continueremo al video successivo che sicuramente sarà l'ultimo, quindi come avete capito poi farò un video su Nog Mui, su questi personaggi. L'ideogramma è Yin Win Chun o Yin Yong Chun, tanto per concludere il video, è un ideogramma dove Yin è stato inserito, che significa ristretto, significa nascosto, per poche persone, ok? Perché quel sistema doveva essere un sistema che doveva essere trasmesso di nascosto a una cerchia ristretta, quindi non a tutti, perché magari tu lo dicevi a una persona che faceva parte dell'impero, perché era pro-Cin, avrebbero compromesso tutta quanta la promulgazione del sistema e quindi avrebbero destato sospetti, quindi era un sistema ristretto soltanto per gli accoliti, no? Coloro che facevano parte delle famiglie. Ecco perché esce fuori Yin Yong Chun, che significa eterna primavera o bella primavera o addirittura canto di primavera, dipende come lo vedete l'ideogramma. Il concetto è quello, però Yin ristretto. La figura della donna non è stata fatta altro che per diciamo nascondere, diciamo, la vera natura del sistema, dando di nuovo una figura fittizia, che doveva essere una figura legata a uno dei creatori, in modo che avessero cercato qualcuno per poter per dare anche una storia sostanzialmente. E allora la figura di Yin Chun sicuramente è stata ideata secondo me da Master Yip Man, però Nog Mui in realtà è legata più che altro all'ammascheramento, diciamo, della fuga di Nog Cheong, perché lui non doveva farsi scoprire effettivamente, quindi parte comunque tutto tanto da lui. E ritroviamo tanti movimenti come il tanzo, eccetera, eccetera. Poi quella sua menomazione, quel suo modo di chiedere le monete quando magari, come avevo detto prima, cantava perché era appena arrivato al Foshan, non c'era un soldo, è stato utilizzato praticamente nel sistema e mescolato agli altri movimenti di Shaolin. Quindi, come vedete, magari lui aveva praticato un sistema e poi l'aveva inglobato, o perché magari aveva questo problema effettivamente di menomazione al braccio, quindi si era adattato sostanzialmente a muoversi come il corpo esigeva. Però come vedete le figure, diciamo, sono state diciamo un po' camuffate. Scusate se me lo sono prolungato, ma ci tenevo a dirlo, che perché l'ideogramma è molto importante, perché noi vediamo Eterna Primavera, Yin Yong Chun, e quindi quando diciamo Yin Yong Chun pensiamo subito alla fanciulla. Attenzione, non è la fanciulla, quella è soltanto la leggenda che è stata messa per dare una storia a un sistema che effettivamente ha mille storie, non che non ha una storia, ma mille storie. E sarebbe troppo complicato poterlo spiegare alle persone, quindi era molto più facile anche per dare una natura stessa, dare una storia che la monaca era scappata, aveva insegnato il Kung Fu alla ragazza, che si doveva sposare con quello, eccetera, eccetera, e doveva sconfiggere quello che la importunava, però non regge un pochino, ma mi sembra troppo una favola, diciamo, dei fratelli Grimm. Quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente l'ultimo, penso sia l'ultimo, perché mi sto un po' adattando anche in base alla durata dei video. Grazie per avermi accompagnato fino a questa parte del video. Mi raccomando, lascia un commento, metti un like, spero di essere stato più esaustivo possibile nel parlarvi del Wing Chun. È molto difficile, ragazzi, però abbiamo fatto, per quanto mi riguarda, per me, per le mie ricerche, ho fatto un po' di chiarezza sulla storia. Quindi ricordatevi che i cinque anziani non erano cinque, magari erano alcuni gruppi di persone che furono detti sì, quello è un anziano, ma era un gruppo di persone. E su Yatchandai invece non si sa se era un monaco o se era anche lì un gruppo di persone. Può darsi che magari era un gruppo di persone o era un monaco, adesso non lo so. Sa di fatto che il Kung Fu è uscito da Shaolin, comunque, ragazzi. Un saluto da Malik Patrick e ci vediamo al prossimo video. Ciao!